Questo programma è offerto da Salve e benvenuti al quarto appuntamento con Extra Time. Non è arrivata ieri al Giovanni Celeste la tanto attesa vittoria per il Licata, che cade contro il Messina con un risultato di 5-3, un risultato quasi zemaniano, 8 le reti in una gara che è stata molto avvincente. Il Licata ha provato due volte a recuperare ma alla fine ha ceduto contro i padroni di casa. Questi risultati della quarta giornata del girone I di Serie D: Acireale Nissa 1-1, Agropoli Cosenza 0-1, Città di Messina Licata appunto 5-3, Comprensorio Montalto Cavese 2-2, Comprensorio Normanno Sambiase 0-0, Noto Ragusa 2-3, Palazzolo Gelbison 1-1, Ribera Messina 3-0 con la clamorosa vittoria del Ribera sul Messina, Vibonese Savoia 2-0. Questa è la classifica che scaturisce dai precedenti risultati: il Cosenza in testa con 10 punti, l'ACR Messina 9, segue con il Savoia, Gelbison Vibonese 8 punti, Sambiase Città di Messina Ragusa Paiate a 7 punti, Agropoli 6 punti, Comprensorio Normanno 5 insieme a Ribera, Comprensorio Montalto Nissa e Cavese 3 punti, Licata ancora 2 punti, Noto Palazzolo Acireale 1 punto. Adesso passiamo a vedere il servizio realizzato in merito alla partita Città di Messina Licata. Vediamo. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Giovanni Celeste di Messina. Dopo 22 anni il Licata ritorna a calcare l'erba di questo stadio, avversario di turno il Città di Messina. Le squadre sono in campo, vi do lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa che schierano Taranto, Cappello, Mondello, Munafò, Cordima, Frassica, Camarda, Asensio, Saraniti, Tiscione e Citro. Mister Balsamo invece schiera il seguente 11 con Rizzardi, Ignazzitto, Orlando, Zaminga, Armenio, Semprevivo, Vella, Grillo, Manfre, Vitale, Rico, Bono. Calcio di punizione per il Città di Messina, battuta velocemente verso Tiscione, attenzione Tiscione, spalle alla porta, le finte su Ignazzitto, mette in mezzo Tiscione, il colpo di testa e subito il gol di Saraniti. E quindi il Città di Messina dopo appena 3 minuti passa in vantaggio. Vitale chiude il triangolo con Ricco Buona, attenzione in posizione di tiro. Saraniti preferisce servire Tiscione, c'è la sovrapposizione di Mondello, Tiscione le finte, entra in area, il tiro cross e c'è un eurogol di Filippo Tiscione che non esulta. Non so quanto sia stato voluto questo tiro cross di Tiscione, intanto la palla è entrata in rete. C'è in vantaggio Mondello che recupera il pallone, poi Vella ruba bene la sfera, il tiro di Vella in due tempi Taranto. Armenio prova una sortita offensiva, palla a Vella che con questo stop a seguire si porta in posizione di tiro, attenzione il tiro di Vella, si rifugia in corner Taranto. Orlando supera ancora una volta Vitale, supera anche Orlando, attenzione Citro in posizione di tiro sul primo palo, palla sull'esterno della rete. Parte Zaminga, il tiro in porta, la deviazione e il gol del Licata che riapre la gara, la deviazione decisiva di Asensio, ma il gol è di Zaminga che ha provato la conclusione a rete al 42esimo minuto, quindi il Licata quantomeno accorcia le distanze sul tiro di Zaminga. Attenzione a questo pallone verso Tiscione, Tiscione, attenzione l'intervento su Tiscione, tutto regolare.
Striscione che in questo momento sta lasciando il campo zoppicante per un intervento subito al termine della prima frazione da parte di Ignazzitto all'interno dell'area, un intervento che ha scatenato le proteste dei padroni di casa perché volevano il calcio di rigore. Adesso Camarda perde un brutto pallone, attenzione Manfredi, il tiro di Manfredi, pochissimo, alto ma può ripartire Licata, c'è Vella sul filo del fuorigioco, Riccobono comunque avanza a testa bassa, adesso si accentra, attenzione Riccobono, vede Vella, la stoppa in aria, Vella il tiro e il gol del Licata, arriva il pareggio del Licata, Maurizio Vella, grandissima ripartenza dei gialloblu che dopo 9 minuti e 31 secondi riagguantano il Città di Messina. Camarda, un pallone lungo verso Citro, attenzione, supera Orlando il tiro e il 3-2 del Città di Messina. Appello viene servito, pallone in mezzo, attenzione, una deviazione involontaria di Sempre Vivo, per poco non beffava Rizzardi. Camarda del corner, il pallone in mezzo, c'è Cappello, salva Rizzardi con un miracolo. Ma per il Città di Messina, attenzione, Citro, entra in area per Saraniti, l'intervento sul pallone di Rizzardi. Armenio per Manfred, subito gira di prima verso Riccobono, c'è Armenio che si propone in avanti, supera un avversario, attenzione Armenio il tiro, il palo, il gol, grandissimo gol di Umberto Armenio, si toglie la maglia il difensore centrale, terzo gol in 4 gare, ma che gol di Armenio che è partito dalla difesa, si è fatto tutto il campo e ha anche raccolto l'ottimo assist di Riccobono. Riccobono punta Mondello, Riccobono serve Grillo, attenzione Grillo al limite, Manfred il tiro, sul miracolo di Taranto, Licata vicinissimo al quarto gol. Citro che prova a vincere, ci riesce il duello con Orlando, attenzione al Città di Messina, assenzia il tiro, è il 4-3, un grave errore ancora di Orlando, rilancia Rizzardi. Di testa Saraniti per Buda in posizione regolare e arriva al 95esimo il quinto gol a firma Buda, termina qui la gara al Celeste di Messina. Una partita dalle tante emozioni, quindi quella che si è vista ieri al Giovanni Celeste, un Licata che ha provato a recuperare, che ha pareggiato i conti dopo essere sotto di due reti, che è tornata in parità con un bellissimo gol di Armenio, ma che alla fine è dovuta cedere ai padroni di casa guidati da un Pippo Tiscione solo a metà, infatti l'infortunio lo ha fermato nella prima frazione di gioco. Andiamo adesso a vedere i gol della quarta giornata del girone I di Serie D. Non arriva la vittoria per la Cireale al Tupparello, ma i segnali di ripresa con l'arrivo di Marra cominciano a vedersi. Contro la Nissa la Cireale passa già in vantaggio all'ottavo, a segno Cortese che è bravo di testa a sfruttare un cross preciso di Macri. Nella ripresa bastano meno di 10 minuti alla Nissa per pareggiare, a segnare l'1-1 che sarà anche il risultato finale e Periccioli. Per i Granata guidati da Galfano arriva l'ennesima sconfitta stagionale, sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie a un gol di Spampinato tra il silenzio del Palatucci. Pochi minuti ancora e Ragusa trova il raddoppio con Arena tra i migliori dei suoi. Prima dello scadere della prima frazione di gioco i Granata danno qualche segnale di riprese e accorciano le distanze con Auricchio. Nel secondo tempo il Noto dà l'impressione di poter agguantare il pareggio, ma Panatteri spegne sul nascere ogni speranza granata e sigla l'1-3. Nel finale di gara arriva la doppietta di Auricchio che sigla il 2-3 finale quando è troppo tardi.
Al Falcone Borsellino davvero poche emozioni, soprattutto a causa del gran caldo che ha condizionato la partita per entrambe le squadre. Anche un arbitraggio un po' discutibile non ha aiutato Savanarola e compagni a far breccia nella difesa ospite, poche le azioni da registrare in un match davvero brutto. Partita ad altri tempi al Nino Novara, dove il Ribera e i giallorossi dell'ACR Messina si affrontavano per la prima volta. Succede tutto nel secondo tempo. Al 56esimo i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla botta violenta di Licata, imprendibile per l'estremo difensore peloritano Lago Marsini. Al 73esimo scivolone imbarazzante di Cucinotta che libera il nigeriano Omolade, che tutto solo davanti al Lago Marsini non può sbagliare per il 2-0 crispino. Nel finale di gara tristi Erbini per un risultato che rimarrà per sempre nella storia del calcio riberese. Dopo le tre vittorie consecutive d'inizio stagione, il Savoia viene sconfitto in trasferta dalla Vibonese. Buona prova dei padroni di casa che confermano il buon lavoro svolto fin qui da Mister Soda. Vantaggio Vibonese al sesto minuto su un passaggio in verticale. Catalano viene beffato alle spalle e Saturno è bravissimo ad approfittarne battendo l'Occisano con un tiro ad incrociare di sinistro. Il 2-0 porta la firma di Marasca, che è lanciato in profondità, supera in velocità Esposito e Falanghe e solo davanti all'Occisano sigla la rete che chiude l'incontro. Montalto che viene fermato in casa da una modesta Cavese in quel di Paola allo stadio Tarsitano. Il risultato si è sbloccato al 26esimo quando è stato concesso un calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo su Sifonetti. Lui stesso trasforma. Al 35esimo la Cavese ha trovato la via del pareggio con Giordano. Subito dopo, al minuto successivo, i campani hanno raddoppiato, passando così in vantaggio con Balsamo, che ha finalizzato una bella azione della sua squadra. Nel secondo tempo, al settimo, arriva il pareggio del Montalto con Salandria, che deve solo spingere in rete la palla del 2-2 grazie al precedente tiro di Occhiuzzi respinto dal portiere De Luca. Al 95esimo viene assegnato un calcio di rigore per il Montalto, sul dischetto si presenta Sifonetti come nel primo tempo, ma questa volta il portiere ospite non si lascia ipnotizzare e respinge la sfera. L'Acropoli perde in extremis contro il big match della quarta giornata col Cosenza, nuova capolista in presenza del pubblico amico. La squadra allenata da Salvatore Nastri viene piegata al 91esimo quando Arcidiacono viene servito da Pesce, dribbla un avversario e mette a segno la rete della vittoria dei Lupi contro i Delfini. Non arriva neanche oggi la prima vittoria per il Palazzolo di Gaspare Cacciola in campionato. All'ottavo i siciliani trovano il vantaggio, bellissima azione di Ike che lavora un pallone superando in dribbling due avversari. Serve la corrente Strigari che firma l'1-0 per i padroni di casa. Al 27esimo pareggia la squadra campana che con Manzillo su punizione da 30 metri batte Scordino approfittando anche di una deviazione. È stata quindi una domenica che ha portato anche dei risultati a sorpresa, appunto quello tra Ribera e Messina con tre reti per i padroni di casa contro quella che è definita una delle squadre candidate a vincere questo campionato. Poi per il resto da segnalare appunto la vittoria del Ragusa, una vittoria esterna contro il Noto che a parte il pareggio avuto qui al Dino Liotta appunto si trova in questo momento con un solo punto in classifica, per il resto tanti pareggi nella quarta giornata di campionato. Ma andiamo adesso a vedere quali saranno gli incontri della quinta giornata. Spicca tra tutti la stracittadina ACR Messina, Città di Messina,
Cavese, Comprensorio, Normanno, Cosenza, Ribera, Gelbison, Vibonese, Licata che ospiterà il Comprensorio Montalto, Nissa, Noto, Ragusa, Agropoli, Sambiase, Palazzolo, Savoia, Acireale. Possiamo adesso parlare del torneo di promozione con la Sant'Angelo Licata che conquista il terzo risultato utile, un pareggio che si va ad accumulare alle due precedenti vittorie con un rullino di marcia, quindi al momento molto positivo per i ragazzi di Mister Vedda questi risultati della terza giornata del torneo di promozione. Mascalucia Santa Croce 0-1, Scordia Aquila Caltagirone 3-1, Ellenica Aci San Filippo 0-1, Rarinantes Atletico Catania 1-1, Real Ragusa Augusta 0-0, Sant'Angelo Licata Enzo Grasso 0-0, Scicli Real Niscemi 1-0, Sporting Battiati San Pio X 0-0. Questa è la classifica: Sporting Battiati, Atletico Catania, Sant'Angelo Licata e Scordia a 7 punti, Real Ragusa e San Pio X seguono a 5 punti, Augusta, Enzo Grasso, Scicli, Santa Croce 4 punti, Ellenica 3 punti insieme ad Aquila, Caltagirone, Aci, San Filippo, Rarinantes 2 punti, ancora 0, Mascalucia e Real Niscemi. Quindi nonostante il pareggio al Cologero Saporito per la Sant'Angelo Licata contro Lenzo Grasso per 0-0, la Sant'Angelo di Mister Angelo Vedda continua comunque a mantenere la vetta della classifica anche se in condominio con lo Scordia, con lo Sporting Battiati e l'Atletico Catania. Una Sant'Angelo Licata che in questo campionato, in questo avvio di campionato non ha ancora sbagliato un colpo, un inizio positivo, considerata la striscia positiva di vittorie, ma andiamo adesso a vedere quello che sarà la quarta giornata del campionato, quindi il prossimo turno del torneo di promozione. Aci San Filippo contro Sporting Battiati, Aquila Caltagirone Ellenica, Atletico Catania, Real Ragusa, Augusta Mascalucia, Enzo Grasso Scordia, Real Niscemi Rarinantes, San Pio X Scicli e Santa Croce Sant'Angelo Licata. Bene, è tutto per questa puntata. Extra Time tornerà la prossima settimana con la sua quinta puntata. Arrivederci. Questo programma è offerto da